Ben ritrovati, ospite di Spazio Città Tommaso Minervini, candidato sindaco di Molfetta alla guida di una coalizione centrista composta da liste civiche. Molfetta è il comune non capoluogo più importante in Puglia tra quelli che dovranno eleggere sindaco e consiglio comunale nelle amministrative della prossima primavera. Bentornato. Grazie, è un po' che non ci vediamo. Una decina d'anni. No, beh, no, meno. Non 10 ci, anni. Non ci... Allora, no, io ho detto candidato sindaco di Molfetta, no? Però già su questo, diciamo, qualche polemica l'ho sentita. Dice no, è una proposta di candidatura a sindaco, non una candidatura a sindaco, perché poi le cose potrebbero in itinere modificarsi. Come stanno in realtà? È una proposta di candidatura a sindaco che sarà formalizzata appena saranno convocati i comizi elettorali. La data che si circola è quella dell'11 giugno, perché comunque c'è sempre l'idea di aggregare e mettere insieme quante più persone possibile per una ripresa positiva e attiva di questa città. Quindi è una, come dire, dichiarazione di dinamicità della candidatura, che non è, come dire, una voglia, come dire, personalistica di fare il candidato, è un contributo, un tirare avanti, un provocare, una chiamata in avanti a una situazione di degrado e di stallo che sta in questa città. Lei è già stato sindaco di Molfetta, perché torna, si rimette in gioco? Perché abbiamo visto la complessità dei problemi della città. Molti settori cittadini mi hanno chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza pluridecennale, verificata dai fatti. E quando ti accorgi che praticamente in quasi tutti i comparti della vita pubblica ci sono grossi problemi, vuoi finanziari, vuoi giudiziari, vuoi di disgregazione sociale, economica, una persona che ha appunto avuto questa esperienza ti sembra tradire, tirarsi indietro, dico va bene, metto a disposizione questa esperienza, ovviamente a condizione che si unisca il più possibile per rilanciare questa città, perché poi fra 10 anni, se tuo figlio o tuo nipote ti chiede ma tu che avevi le possibilità, che cosa hai fatto, non me la sento di rispondere no, ho girato la testa dall'altra parte, sono andato in campagna. Metto a disposizione la mia esperienza, la mia credibilità e mi auguro che questo possa scuotere una coesione positiva in città. Hai fatto riferimento, ha fatto riferimento al desiderio di un'aggregazione ancora maggiore. Certo. Quando lei è stato eletto sindaco di Molfetta, l'operazione fu simile, cioè lei fece un'aggregazione di liste civiche, fece un progetto civico, costituì un progetto civico, con questo progetto civico si candidò, dopodiché il centrodestra decise di aggregarsi, quindi non furono, come avviene di solito, le liste civiche che si aggregano a una parte politica, ma fu il contrario. Quindi, e lei ci tenne molto sempre a sottolineare che era un'amministrazione di centro a cui si era aggregata la destra e non viceversa. Questa volta però l'operazione guarda dall'altra parte, perché il tentativo è quello di arrivare a un accordo soprattutto con il Partito Democratico. Sì. Diciamo, perché sono cambiate le cose e le prospettive? Perché è cambiato lo sguardo? Ha cambiato lo sguardo. Lo sguardo era sempre quello sui problemi della città nel 2001 e oggi, più attenti alla presa in carico dei problemi oggi, è certamente quel popolo democratico a cui peraltro io culturalmente da sempre appartengo, che si ritiene di doversi fare carico
con noi, io mi auguro con noi, di questa ripresa della città, ma anche perché le forze che abbiamo coagulato, sin qui coagulato, sin dal 2015 sono forze che per la maggior parte ha fatto la scelta di votare, di sostenere l'attuale Presidente della Regione Puglia, e quindi credo che siano più affini a una sintonia col governo regionale, col governo dell'area metropolitana. Rimane fermo il nostro intento, il nostro impegno civico. Evidentemente questa è la fase storica in cui i problemi della città vanno collimati con la visione di questi anni, la dinamicità di questi anni che hanno avuto i protagonisti di questa molfetta positiva, di questa coalizione civica che via via si è formato. Ripeto, e come il 2001, forte identità sui problemi della città, l'apertura al PD, ma l'apertura è naturale, è nelle cose, quindi io mi auguro che anche il Popolo Democratico capisca che è nelle cose, non si tratta qui di fare, come dire, meccanismi strani, è nelle cose che i problemi della città, ecco, debbano essere, diciamo, presi in carico. Poi parleremo di questi problemi, però io voglio restare ancora in questa prima parte della nostra intervista sul dato politico, perché molti degli esponenti politici che lei ricordava alle ultime regionali si sono schierate con Michele Emiliano, quindi hanno fatto già un percorso e una presa di distanza dal centrodestra, ma erano comunque esponenti di spicco del centrodestra. Il fatto che e la gente li ricorda come tali, un'aggregazione con questi soggetti, il CERD e poi il Partito Democratico, non c'è il rischio che comunque venga visto come una sorta di fu usato durante il referendum il termine accozzaglia, che ha portato malissimo, devo dire, a chi l'ha pronunciato, però dava l'idea di un'aggregazione molto eterogenea. C'è molta invece unicità sulla visione dei problemi, stiamo parlando della gestione di una città, di farsi carico dei problemi di una città. Molto spesso noi, come dire, all'ingrosso ragioniamo sul fatto appunto di queste etichette di schieramenti politici e il politichese che la gente non comprende più. Comprende il fatto che c'è una città sporca, una città che ha bisogno del rilancio economico, di una valorizzazione del patrimonio, e ci sono le energie migliori per metterle insieme. Peraltro, ripeto, non per, come dire, fare autocelebrazioni, ma gioco a carte scoperte, perché la capacità del mio lavoro e, come diciamo, il mio impegno amministrativo è ben conosciuto, per cui la gente non deve scoprire niente di nuovo, sa bene come si lavora e sa bene anche un'altra cosa, che mi sono sempre assunto, ovunque sia stato, presidente dell'AMRO, assessore al bilancio, 5 anni di sindacato, personalmente la responsabilità e il coordinamento di tutte le persone che erano con me. Quindi questo, e chi è con me lo sa bene, che comunque io ho sempre inteso e intendo rappresentare l'unicità della funzione nella persona, diciamo, del sindaco che sarà eletto e che quindi sarà proposto. Il Partito Democratico di Molfetta appare molto diviso, non è una novità, nel senso che il Partito Democratico è diviso per statuto in tutte le realtà. Alla fine prenderà una decisione, c'è una parte che spinge per fare una coalizione a sinistra, c'è una parte che spinge invece per fare un accordo con il suo progetto civico. Poi le modalità per individuare il candidato sindaco ci arriverete, se sceglieranno, se sarà una sintesi fatta dagli organismi dirigenti oppure, come da più parti viene chiesto, verranno celebrate delle elezioni primarie. Comunque sia, comunque vada, come diceva Battisti in una canzone,
Non c'è il rischio di portarsi un elemento di instabilità nella prossima amministrazione? Sì, questo rischio potenzialmente c'è sempre in tutte le grandi coalizioni delle grandi città che devono governare, che sono costrette a governare mettendo insieme il 51%, insomma, questo è un dato teorico di tutte le grandi città. Ma io ritengo che questa fase storica questo rischio non c'è. Non c'è perché i problemi della città sono talmente, diciamo, evidenti e talmente impegnativi che non ci sarà spazio, poi peraltro con uno come me, non ci sarà spazio a polemiche o a diatribe di tipo di schieramento politichese, ma saranno tutte concentrate sui problemi. Io penso che è proprio nella natura stessa politica, organizzativa del Partito Democratico e che è un partito che si deve far carico dei processi di cambiamento, quindi del governo. E quindi credo che sarà, come dire, razionalmente ed emotivamente certamente impegnativo, ma obbligato per loro trovare un'intesa che porti anche loro a farsi carico dei problemi, quindi a trovare delle soluzioni per riprendere il cammino di cambiamento e di governo della città. Il centrodestra Molfetta è sempre stato forte. In questo momento appare in difficoltà. Che cosa è successo? Non so che cosa sia successo nello specifico, so soltanto che, come dire, da lontano le fasi della storia sono fasi che si ripetono sempre per chiunque e ovunque, quindi evidentemente anche in quel settore, in quell'area politica della città, probabilmente, io ritengo, si stia chiudendo un'epoca, una fase, che quindi è giusto che però loro rimarchino la loro identità locale e nazionale, ma penso che comunque siano all'orizzonte una fase che ormai dura da oltre 20 anni, che penso debba trovare altre sistemazioni, altre soluzioni. Ma lei ritiene che si sia esaurita una fase politica o abbia inciso sulla decadenza del centrodestra? Poi insomma, vedremo alle elezioni che cosa accadrà naturalmente. Le vicende giudiziarie che hanno riguardato... L'uno e l'altro, peraltro anche a livello nazionale, come dire così, a livello locale è lo specchio di ciò che sta succedendo a livello nazionale. Il centrodestra è super diviso, senza una leadership. Ci sono i problemi, come dire, giudiziari in corso, che mi auguro trovino soluzioni positive sul piano personale, però lo scenario nazionale è sotto gli occhi di tutti e questo ovviamente, le nostre città sono lo specchio di quello che succede a livello nazionale, né più né meno. Qui c'è la presa in carico di persone, di singoli che hanno detto vai, questa è la nostra città, non possiamo vedere, come dire, che si declini senza far nulla, prendiamo in mano, mettiamo insieme queste energie positive, confrontiamoci con il governo regionale dell'area metropolitana, perché lì dobbiamo intercettare quanto prima i finanziamenti regionali, statali ed europei per rimettere mano a una città che, come voi sapete benissimo, Tele Sveva ha fatto molte cronache, molte come dire, esaltazioni delle peculiarità di quella della città di Molfetta, e che è giusto che riprenda le sue peculiarità e il suo ruolo nella storia economica e sociale del Nord Barese. Che giudizio dà, naturalmente non sarà lusinghiero, ma voglio dire, Molfetta viene da una conclusione traumatica della precedente consigliatura, tant'è che siete stati con il commissario circa un anno, cioè le dimissioni del sindaco Paola Natalicchio, una candidatura che all'epoca, un po' come avvenne a Barletta per Cascella, in un centrosinistra in difficoltà si invocò il Papa o la Papessa straniera. E diciamo, quel tipo di scelta, alla luce di quello che è accaduto,
al di là di delle realizzazioni fatte o non fatte, questi sono giudizi che lascio in questa fase a voi, diciamo indiscutibilmente ha avuto una conclusione non positiva. Lei che giudizio dà su tutto quanto è accaduto? Come ha seguito le vicende della consigliatura Natalicchio? Tenete conto che quella fu una candidatura che nacque da una intesa di unità fra me e il compianto Guglielmo. Finalmente si voleva restituire un centro-sinistra unito attraverso una nuova figura. Evidentemente le caratteristiche delle condizioni di quel momento non hanno consentito, come dire, il dispiego appieno di questa possibilità unitaria, e in più si è aggravata col fatto delle evidenti e macroscopiche defaillance di tenuta amministrativa, sia nel merito dei problemi sia nella tenuta della maggioranza amministrativa. È una fase, insomma, andava fatta, però adesso dobbiamo, come dire, riprendere in mano la città. I problemi delle singole aree politiche o dei singoli personaggi sono una cosa, ma non possono assolutamente influire sull'economia generale di una grande città come Molfetta. Noi, tra poco ci sarà l'interruzione pubblicitaria e parleremo poi di quelli che sono i problemi da affrontare in città, ma sempre sotto l'aspetto politico, io devo rilevare che Molfetta vive una fase di grande confusione, anche diciamo nella composizione degli schieramenti, in quelle che sono le voci di dentro dei partiti. C'è un grande rimescolamento di carte. Lei pensa di riuscire a spiegare ai cittadini che cosa è accaduto a questo punto, soprattutto nell'ultimo anno? Io non penso che i cittadini siano interessati, anzi credo che siano alquanto disinteressati dalle voci di dentro del partito, dei partiti, che, consentitemi, è il portato di una questione nazionale, ma anche il portato di una carenza di leadership. Quindi è necessario, come dire, rientrare a riannodare le file, ma i cittadini sono convinto che interessa la proposta di risoluzione delle problematiche. Tant'è vero che voi siete maestri a indicare all'opinione pubblica gli indici di gradimento, eccetera. Non è il momento, e né l'opinione pubblica è orientata al di dentro dei partiti, è orientata alle proprie comunità, e proprio questa mia, come dire, presa in carico è proprio per dire vabbè, basta, tant'è vero che io non ho partecipato a un tavolo, mi sono rifiutato di fare incontri di qualsiasi natura con segreterie e quant'altro. Ho, come nel 2001, tirato fuori una proposta, abbiamo dei gruppi di lavoro insieme agli altri, a tutte le altre liste che compongono Molfetta Positiva, che via via stanno aumentando, dei gruppi di lavoro tecnici sulla risoluzione dei problemi. Questo propongo alla città, le voci di dentro del partito penso che alla fine, come dire, usciranno fuori zittite dall'ondata di positività della risoluzione dei problemi della città. Guardi Minervini, ci sono molti silenzi, cioè poi alla fine quello che sta accadendo lo leggiamo sulla stampa che segue le vicende politiche. Di uscite pubbliche, no? Cioè nello spiegare direttamente le cose, ne abbiamo registrate veramente poche. Lei oggi è qui il nostro ospite e sta parlando, diciamo, di quello che accade, di quello che è il suo progetto politico. Ad esempio, dal centrodestra c'è il silenzio più totale di dichiarazioni, di far capire che cosa stanno facendo, che cosa è. Si era parlato insistentemente del fatto che
ci sarebbe stato un accordo con Annalisa Altomare, che aveva fatto quella conferenza stampa dichiarando la sua disponibilità a candidarsi a sindaco, anche lei alla guida di un progetto civico, non voleva i simboli dei partiti, e si è detto, dice, c'è già un accordo con il senatore Azzollini per aggregare il centrodestra. Poi sembra che questa ipotesi sia sfumata, l'Altomare abbia detto no, non mi candido più. Però noi abbiamo cercato più volte di invitare il senatore Azzollini a una trasmissione come questa, diciamo, a raccontare che cosa è, però silenzio. Nel Partito Democratico c'è la eco, ognuno ha le sue fonti, c'è la eco delle discussioni interne, ma il primo atto ufficiale esterno se sono state le dimissioni del segretario sabato scorso. Cioè, io trovo, sto rilevando una certa reticenza nel dire, nello spiegare dove si vuole andare, che cosa si vuole fare, con chi e per che cosa. È la sficcita. In una città che è sempre stata molto loquace, la politica profetese era invece un simbolo di grandi discussioni, di discussioni di alto livello. Appunto, quindi la diagnosi l'ha fatta da solo. E quindi è inutile che la rimarco io. Questa è la diagnosi politica della città di Molfetta, che è Pandan, che fa come dire riferimento anche alla crisi proprio della vita economica e sociale della città. Ed ecco perché, per una persona che è cresciuto con un uomo che aveva sui biglietti da visita stampata la frase «non ho né tempo né voglia di essere furbo», cosa difficile, cosa facile ma triste, uno si sottrae alle tattiche, alle furbizie, a questa asfissia, e come esce fuori, dà le sue proposte, mette insieme le energie e non si interessa più di queste asfissie, può andare bene, può andare male, non ci interessa poi. Era di Beniamino Finocchiaro, no? Sui suoi biglietti da visita aveva stampata questa frase: non ho né tempo né voglia di essere furbo, cosa facile ma triste. E allora sì, sono le asfissie che hanno portato al declino della città. Non è più questo momento, non mi interessa, lascio vivere queste dinamiche ai vari partiti o aree o gruppi o listine o liste che siano. Ecco perché da settembre mi sono messo a incontrare persone, a incontrare gente, a fare gruppi di lavoro, e via via stiamo costruendo questa proposta nel merito, che ovviamente guarda ai dati di realtà, sia dei problemi, sia di ciò che è sul piano istituzionale ci sta intorno. In questo momento intorno ci sta quella regione Puglia, quell'area metropolitana, ci stanno i problemi della città, questo governo, e noi qui e ora dobbiamo fare i conti con questa realtà. Allora, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi torniamo in studio, continuiamo la nostra intervista guardando a quelle che sono le prospettive di Molfetta, che poi sono sostanzialmente quello che è il programma amministrativo che presenterete alle elezioni. Lo faremo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Tommaso Minervini, candidato sindaco di Molfetta Positiva, che è un progetto civico che dovrebbe contare al momento su 8 liste, ma che sta cercando anche di allargare la propria coalizione possibilmente al Partito Democratico. La prima parte della nostra intervista, diciamo, è stata incentrata soprattutto su quelli che sono gli aspetti politici. La seconda parte vorrei parlare un po' della sua città, città che io amo molto, perché Molfetta è una città diversa da tutte le altre del territorio. Devo dire, anche per i personaggi che ha espresso, per lo spessore culturale, sia pur, diciamo, persone così diverse come erano diversi Beniamino Finocchiaro da Enzo De Cosmo. Io lo ricordo sempre che era una città che aveva
tre giornali stampati, non online, diciamo, cartacei, periodici, ha avuto per un periodo tre televisioni che sostanzialmente si vedevano solo a Molfetta, ma reggevano tutte e tre la discussione politica. Andava da Don Tonino Bello a Guglielmo Minervini, a lei, allo stesso senatore Azzolini. Cioè, oggi che cosa è restata di quella Molfetta? Perché guardi, Minervini, io questo l'ho detto anche quando è venuta qui Annalisa Altomare, gli dissi, io ero da poco arrivato a Telesviva 19 anni fa e c'era la campagna elettorale a Molfetta e lei venne qui a fare un'intervista tête à tête. Sono passati 19 anni e stiamo ancora io e lei, e in qualche modo stiamo anche io e tu. Allora dissi, io devo giustificare la mia presenza ai telespettatori del quanto mi tolgo davanti e do spazio a colleghi più giovani di me. Tu perché stai? Cioè, non è successo, cosa è successo a Molfetta? Quelle figure sono scomparse, passate certamente a miglior vita. E noi stiamo perché non c'è stato un ricambio? Perché non c'è stata una crescita di nuovi gruppi dirigenti? Perché si è arrestato quel dibattito culturale che aveva fatto di Molfetta una città che come... Molfetta aveva un numero di docenti universitari, solo Molfetta, superiore al numero totale dell'intera provincia di Barletta-Andria-Trani. Perché tutto questo si è arrestato? Allora, intanto scindiamo due aree di osservazione. Non è vero che Molfetta sia arrestata sul piano del capitale umano, delle risorse umane. Noi siamo ancora una grande città dove ha docenti e ricercatori universitari in tutto il mondo, ha una miriade di uomini della cultura, del teatro, dell'arte, della cinematografia, della pittura. Che però appena sentono la parola politica gli viene l'orticario. Quindi ecco perché voglio dividere, non facciamo tutto un erba un fascio. Abbiamo gente, uomini della nostra città che sul piano delle attività imprenditoriali sono importanti e stanno facendo la storia economica di questa parte del territorio pugliese. Quindi abbiamo tanti giovani che girano per la città in Europa e nel nord Italia che si stanno facendo strada. Quindi questo dinamismo è importante, è fervido ed è presente. Diverso è sul piano politico, che però faccio osservare, nel 2013 si voleva creare questo, ha avuto un trauma. Ecco perché il ritorno, perché c'è stato un trauma e questo trauma va superato, tant'è che io ho detto che non va superato nei tempi lunghi, va superato nei tempi immediati, tant'è che ho detto che una delle mie principali impegni è quello di portare immediatamente nel Consiglio Comunale e negli esecutivi della città una serie di giovani bravi, professionalmente preparati, con grande passione, con grande capacità, perché non potrà mai più avvenire dopo questa fase che, volendo promuovere un giovane, dobbiamo promuovere giovani che non hanno mai avuto esperienza amministrativa. E quello è stato, diciamo così, una scommessa persa. Allora, ecco perché dobbiamo immediatamente rialzarci, dare esperienze, far crescere dei giovani nella attività amministrativa di questa città, in modo che nell'immediato futuro, perché ormai appunto è così, la realtà storica e biografica di ciascuno di noi è questa, e bisogna preparare dei giovani per il futuro. Ma insieme, consci di questa grande potenzialità di risorse umane che ha la città, è proprio quello che noi faremo. Abbiamo un grande territorio, un grande patrimonio culturale, artistico, ambientale, abbiamo delle grandi risorse umane, le dobbiamo immediatamente interconnettere. È quello che stiamo facendo nell'ambito della cultura, della scuola, dello sport,
della ripresa della valorizzazione del nostro mare. Dobbiamo riaprire i dossier chiusi per la paura dell'autorità giudiziaria o della procura. Siccome noi non abbiamo queste paure, anzi ho sempre detto che lei ne è testimone, che il primo pubblico ministero, sono io stesso della mia attività, quindi dobbiamo riaprire tutti i dossier, quello del porto, quello dell'agro molfettese, perché Molfetta deve uscire da questa asfissia di cui diceva prima. A proposito di scommesse, una scommessa vinta è stata certamente la zona A. Sì, io ricordo che all'epoca ci furono tante polemiche, ci sono state molte contrarietà a questa operazione. Invece è stata una scommessa vinta, perché diciamo oggi la zona A si è rivoluzionato, non solo Molfetta, tutto il territorio è diventata proprio riferimento, frequentata da ogni dove, quello svincolo è sempre traffico, c'è cioè sempre in e va migliorato, va migliorato. Ed è un Molfetta città marinara, ma subisce negli ultimi 25 anni una trasformazione radicale. Poi arriva il momento forse in cui si tenta anche attraverso altre scelte integrative, probabilmente certamente nella volontà di ulteriore salto di qualità. Arriva la progettazione del megaporto, succede tutto quello che conosciamo e a un certo punto si blocca. Io quando la prima volta che è venuta qui la Natalicchio, appena eletta sindaco, io diciamo sottolineai, dice guardi sindaco, quello non è il porto di Azzollini, quello è il porto di Molfetta, ragion per cui bisogna continuare a interessarsi, è il caso di dire, ad affrontare i dossier e non fare quelli che dice no, là c'è la magistratura, non tocchiamo perché rischiamo di essere in qualche modo coinvolti, perché corriamo il serio rischio di fare una nuova Gioia Tauro se tutto si blocca, se tutto si incancrenisce, quindi quel problema va comunque seguito, affrontato e portato avanti. Io credo che la questione del porto sia la madre di tutte le difficoltà degli ultimi anni. Lei concorda su questo? È certamente uno dei problemi più importanti. Non credo che sia la madre di tutti i problemi. Ma certamente, ecco, dal suo ragionamento che cosa viene fuori? Che è il momento storico della assunzione immediata con esperienza e credibilità, ecco perché sono qua, perché altrimenti saremmo nella fase di evoluzione naturale della generazione politica. Nella fase zen della politica. Ma siamo in un momento drammatico in cui appunto non può che essere, nel rispetto dei ruoli istituzionali della magistratura, ma il governo della città non può abdicare né al tecnicismo né alla tecnocrazia né alle altre istituzioni con le quali bisogna collaborare, ma non possiamo abdicare a questo ruolo. Allora ecco perché, come dire, si è creata questa immediata empatia con la città, perché tutti stanno a Molfetta, sanno bene che il minuto dopo delle elezioni bisogna riprendere il lavoro con esperienza, credibilità e accompagnare i giovani, perché se io fra 5 anni non ho organizzato l'esperienza di un gruppo di giovani amministratori, che ho fatto? Avrò lasciato di nuovo la città allo sbando. No, questo è stato il primo impegno. Il porto va bene immediatamente, cioè il primo è presentarsi all'autorità giudiziaria, riaprire il dossier e sbloccare quei fondi per la parte relativa quantomeno alla messa in sicurezza, perché nelle ultime mareggiate abbiamo rischiato di spaccare tutti i pescherecci che erano nel porto, perché i lavori non essendo a un punto che creano delle dinamiche, delle correnti, peraltro i fondi bloccano il bilancio comunale per il patto di stabilità, quindi un problema sull'altro, e non fa decollare anche la stessa zona industriale, la stessa ASI, per la quale il porto fu concesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
quale volano, quale, sì, quale supporto, supporto logistico di quella cosa. Lei ricorderà, quando noi nel 2001 c'erano gli alberi nella zona PIP e nella zona ASI, in 3 anni abbiamo, come dire, rivoluzionato quel territorio e fatto diventare un fiore all'occhiello di tutta la Puglia e il Nord Barese, ma va ancora sviluppato. Imprenditorialità, porto, coste, porto turistico, cantieristica. Molfetta deve ritornare a alzarsi in piedi, ad avere la schiena dritta e affrontare con rigore e competenza queste grandi questioni, perché altrimenti veramente assistiamo al declino. In questo momento, se va sull'Istat della popolazione comunale, Molfetta sta quasi aumentando la popolazione nei confronti di Molfetta, i dati Istat dei comuni d'Italia. Beh, prima era perché molti molfettesi andavano a Bisceglie, sì, a comprare casa. Sì, ma adesso non è una competizione di numeri, ma è un problema che quote di reddito, creatività vanno via dalla città, vanno nel nord. Molfetta sta diventando, come dire, una specie di città dormitorio di vecchi, di generazioni anziane, e ne soffre la qualità socio-urbana, perché rimangono ovviamente i più deboli, le classi più bisognose, meno ambienti, e quindi bisogna immediatamente riportare su questa città, altrimenti sarà veramente un problema. Peraltro, anche spostandoci adesso su un altro problema, ma indicativo dello stesso fenomeno, le stesse cronache, le stesse indicatori della cronaca nera e della stessa criminalità stanno a indicare il cambiamento socio-urbano di questa città. Eh? Vabbè, quello devo dire che, ahimè, riguarda un po' tutto il territorio. Vabbè, ma dal punto di vista di Molfettese ci sono, certo, degli indici in impennata. Senta, Minervini, lei più volte anche in questa intervista ha fatto riferimento alla città metropolitana, all'area metropolitana. Molfetta all'epoca si trovò a dover fare in qualche modo una scelta se, diciamo, area metropolitana o nuova provincia, e la scelta fu netta a favore dell'area metropolitana, e in quest'area metropolitana Molfetta è il comune più importante. Lei ritiene che sia stato rispettato il ruolo, la peculiarità della città? O sia assolutamente stato... no, è la città più importante nell'area metropolitana e Molfetta non ha una rappresentanza. Complimenti. Né politica, né istituzionale, né tecnica. Questo la dice lunga, come dire, le famose beghe partitiche e cose non si è saputo in questi anni... negli ultimi anni, come dire, mettere a frutto le grandi potenzialità che c'ha la città. Non abbiamo rappresentanze nell'area metropolitana, è una cosa che immediatamente deve essere recuperata. Ecco perché alla coalizione che già c'è e a quella che mi auguro sarà, la questione è forte coesione, non ci sono beghe, c'è soltanto da concentrarsi sulle cose da fare per riprendere il ruolo istituzionale, economico e sociale e politico che aveva la città un tempo. Ecco, e nella ripartizione di quelle che sono le risorse, perché parliamoci chiaro, i comuni non ci hanno più una lira per poter operare soprattutto nel sociale, nella realizzazione di opere pubbliche, soprattutto nella ristrutturazione di alcuni beni importanti della città, dove servono sempre molti soldi, o si intercettano i finanziamenti dalle direzioni più svariate, oppure si sta fermi. Una delle direzioni è appunto l'area metropolitana. E l'area voi metropolitana, regione, governo project, Europa. Project financing, fondi europei transitano di qui. Questa è la prima cosa da fare. Siccome ci sono l'ultimo treno, non so, per Molfetta, ma per tutto il Mezzogiorno, sono i fondi POR 2014-2020 e la Regione Puglia sta finalmente approntando i bandi per questi fondi 2014, 2015, 2016 e 2017, che bene o male scadranno entro il dicembre 2017. Non c'è tempo di tattico, di altre, c'è tempo, e noi già stiamo preparando delle schede che dovrebbero diventare i progetti di massima a luglio, perché entro dicembre l'apparato
municipale, che dovrà essere rivisto in termini di funzionalità, deve sfornare decine di progetti da presentare a questi bandi. Altrimenti, se perdiamo il treno di questa grande opportunità di finanziamento, Molfetta, come tutte le altre città, Molfetta può dire addio alla sua ripresa. E bisogna della massima concentrazione, non abbiamo più tempo di fare altro se non di concentrarsi su questo. Siamo in conclusione della nostra intervista. Nel Partito Democratico si è dimesso il segretario una settimana fa, è già stato nominato il commissario, diciamo con una rapidità, devo dire, quasi sospetta, perché quello si è dimesso il sabato sera e il lunedì mattina già avevano nominato il commissario, cioè neanche chiedergli che cosa è successo, ma diciamo questo riguarda lei relativamente. Sta di fatto che diciamo adesso sarà il commissario a menare le danze, un soggetto insomma, molto vicino al segretario regionale La Carra. Se vi chiedono le primarie, voi le fate? La città, come dire, se il PD chiede le primarie, vogliamo capire perché le chiede. Se è per misurare l'ambizione dei singoli, non c'è niente da misurare, perché io non ho l'ambizione di fare il sindaco. Per cui se loro ritengono che abbiano un candidato capace di fare queste cose, si accomodi. Io non ho l'ambizione, come dire, adolescenziale o giovanile di fare il sindaco. Metto a disposizione un portato ultradecennale di esperienza. Se il discorso, quindi è la risposta di un confronto... è no, tradotto la traduzione di Pier Giorgio Patervini, se lo ricorda a cuore, no? È che le non primarie so, qualcuno voi non mi le deve fate. Spiegare perché. Allora, noi non ci parliamo da mesi, dalla crisi amministrativa. Un giorno vieni, facciamo le primarie, vabbè, ok, su che cosa? Vabbè, per dice misurare, il Partito Democratico, noi abbiamo un nostro candidato. Perfetto, intanto ce lo facessero conoscere, intanto, perché può anche piacerci, no? Boh, non lo so. Dubito molto, però diciamo. Però, poi ci capiamo, ci confrontiamo alla città che interessa, che cosa fate, chi state insieme, vediamo, ma non si può rispondere così, come dire, alla... Io ritengo con tutta la mia coalizione che dobbiamo ragionare in termini di città e per la città serve una coalizione che ci metta a colloquio fruttuoso con l'istituzione regionale, ok? Ora, se questo, e però non possiamo importare, come diceva lei prima, le discrasie, i veleni, le diatribe come di chiunque, del PD o non del PD, dentro una coalizione che, come dicevo un secondo fa, deve essere concentrata sul lavoro e non può, come dire, sopportare fibrillazioni interne. Questi sono i connotati. Se chi riesce e se si riesce a mettere insieme queste cose, questo è quello che conta. Le primarie, dette così, sembrano, come dire, una specie di procedura burocratica ai fini di chi? Di che cosa? Di 4-5 persone, se questo non ci interessano. Quanto tempo intendete aspettare il PD? No, noi non aspettiamo, noi andiamo avanti. Venerdì 17 c'è un'ennesima manifestazione pubblica che facciamo a Molfetta all'auditorium della Madonna della Pace. Cioè la manifestazione quindi... in cui Molfetta Positiva dice: signori, questa è la conferenza stampa dove noi ufficializziamo questo che il candidato sindaco della coalizione è Tommaso Questo è, ma questo lo sanno già tutti. Questo è l'incontro perché stiamo attuando dal basso veramente, non la partecipazione dal basso che è uno slogan che avviene nella rete o sui giornali da parte, diciamo, di certi gruppi intellettuali. Non stiamo attuando una partecipazione reale, fisica, con centinaia e migliaia di persone in carne ed ossa che stiamo incontrando. E venerdì 17 incontriamo altre migliaia di persone, perché stanno queste dal basso formando un programma e coagulando un'idea di coesione. Ok? Quindi ben venga che a questo cammino di programmi, di contenuti e di coesione si aggiungano anche altre forze. È così che bisogna essere, no, parliamo in politichese e la gente sempre più si allontana.
Noi quindi andiamo avanti e accogliamo ogni idea di coesione e di contenuti. Chiudiamo con una domanda personale. Un po' lo abbiamo accennato nel corso della trasmissione. Sono scomparse in tutti questi anni una serie di figure importanti della città. Abbiamo ricordato il senatore Finocchiaro, di cui lei è stato figlioccio in qualche modo, ma poi più recentemente il senatore De Cosmo, Guglielmo Minervini, e poi andando indietro Niccolò Azzollini, che è stato comunque un protagonista della vita economica della città, e poi ancora più indietro Monsignor Bello, Carnicella. A me questi soggetti mancano molto. Non c'è il rischio che ci venga un po' una sindrome di reducismo? E se ogni tanto ci viene, come si reagisce? No, se ti viene, come reagisci? No. Allora, su un piano squisitamente personale è chiaro che, come diceva lei, ti senti solo, perché prima avevi un problema e parlavi, andavi a parlare con Beniamino, andavi a parlare con Giovanni De Gennaro, ti confrontavi, e quindi erano quelli più grandi di te che quali ti davano il conforto oppure la critica o ti davano, come dire, la correzione. Ora ti senti sempre più solo e quindi sempre più responsabile a dire: ma devo essere io che adesso devo dare la direzione e devo dare il coraggio e l'entusiasmo a quelli che stanno dopo, alle giovani generazioni, perché, signori, la vita individuale e pubblica è così, e quindi tu devi alimentare, assolutamente no. Il passato è importante, ce lo portiamo dentro di noi a livello individuale e collettivo, ma questo deve essere trasmesso alle giovani generazioni, e quindi dobbiamo portare questo entusiasmo di continuare, anzi di migliorare, di evolvere quelle che erano i valori, le caratteristiche, il confronto, gli insegnamenti di questa grande evoluzione, di queste grandi generazioni, di queste grandi storie che questa nostra città di Molfetta ha avuto, e quindi trasmetterle. Io ho detto: vorrei fare 5 anni di allenatore di questi giovani, perché poi io arriverò alla soglia, come dire, probabilmente dove è necessario, come dire, assolutamente lasciare il campo a questi giovani, ma questi giovani hanno in questo momento bisogno di punti di riferimento, i giovani come i grandi temi della città. Quindi vivo come lei l'esperienza di queste personalità, il sentimento di queste personalità che non ci sono più, ma proprio perché lo vivo con forte intensità, non posso viverlo racchiudendomi in me stesso, ma portando all'esterno, alla città, quelli che erano, quelli che sono stati questi insegnamenti, e soprattutto la voglia e l'entusiasmo a fare. Poi ognuno ha la propria personalità, quindi le proprie caratteristiche, ma il dato di evoluzione, di dinamismo, quello, consentitemi, a Molfetta non è possibile che rimanga fermo, e quindi era doveroso ed è doveroso trasmetterlo ai più, alla massa, ai cittadini, ai protagonisti, professionisti, operai, i giovani, di tanti, al mondo della creatività, al mondo delle tecnologie che questa città ha in sé, e quindi rifare una comunità orgogliosa di se stessa. Bene, possiamo fermarci qui. Grazie a Tommaso Minervini. Avremo modo ancora di fare delle riflessioni assieme, diciamo, nel corso di tutto il periodo che ci accompagnerà sino alla campagna elettorale. E grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione a risentirci.